Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui insieme a noi per la conferenza stampa del film Cia Cia Cia, che abbiamo l'onore, credo anche un po' la fortuna, diciamo, di presentare in anteprima mondiale. Quando l'abbiamo visto, che ci sembra veramente un gran bel film, e ci sembrava impossibile che fosse ancora fresco, diciamo così, per le nostre grinfie in qualche modo. Qui, come sapete, c'è il regista Marco Risi e parte del cast, i due protagonisti, Luca Giuntero e Eva Zigova. Allora, farò semplicemente la prima domanda, vicino a me c'è la general manager, che è un'altra grande bionda presente su questa scena. Credo che ci possiamo sedere anche noi. Allora, l'altro ieri abbiamo fatto un bellissimo incontro con Rosso il Tornatore. Naturalmente si è parlato di cose che credo ti siano familiari, no? L'idea che attraverso film, tra virgolette, di genere si possa raggiungere però una capacità, cioè attraverso degli schemi di funzione, attraverso il cinema come immaginario, attraverso lo stile, attraverso il ritmo, attraverso ciò che fa il cinema come messa in scena, però sia possibile per certi versi toccare la realtà, raggiungerla, no? Più di quanto tradizionalmente i canoni cosiddetti del realismo riescono a fare, no? Attraverso un film di genere con le cose classiche che succedono, no? Un incidente che però non è un incidente, due morti sospette che non sono neanche tanto sospette e un investigatore che indaga. Lo scopo parte anche un po' da lontano, perché la prima intenzione quando pensavamo di scrivere un film sull'Italia con Purgatori era quella di raccontare anche la trattativa tra Stato e mafia. Poi era venuta fuori un'altra idea in cui dovevamo fare scrivere 6-7 storie in cui ci sarebbe raccontato il paese attraverso queste storie, e poi alla fine a me è venuto in mente di raccontare il film attraverso gli occhi di un protagonista classico, quello dell'investigatore privato, che ci piace tanto in tanti film americani, ma che ci piace un po' meno in certi film italiani, non so. E quindi mettere insieme le due facce, ma insomma non tanto per cercare di fare una denuncia di chissà che cosa politica o di impegno sociale o civile, ma per raccontare attraverso il genere, attraverso l'azione, appassionandosi al film, una fetta anche di questo paese. Eva, molto toccante la sua interpretazione di Michelle, la madre lacerata dal dolore della perdita del figlio. Secondo me lì, qua, era proprio Marco, di scegliermi, e secondo me la parte perché sapeva che sono una madre, soprattutto dove il personaggio di Michelle perde il figlio, quindi è un sentimento quando, cioè, che un genitore potrebbe cioè non spero che sia figlio. Quindi sono delle cose che uno tiene dentro, una paura. Luca Argentero, com'è il suo mantello da supereroe in questo Cia 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 di Marco Risi? Quindi quello che vedete nel film è un cappotto di Norisi, che ovviamente nel momento stesso in cui mi è stato appoggiato sulle spalle ha avuto un peso grosso, perché si porta dietro un bel pezzo di storia del cinema di questo paese, e allo stesso tempo ero terrorizzato di rovinarlo in qualche modo, quindi è un limite anche. Infatti ne abbiamo fatto cucire uno identico per le scene di lotta, soprattutto quella con Claudio Amendola, no? Ci strattoniamo con il cappotto addosso, io ho detto se non hai fatto un doppione è impossibile utilizzarlo. E niente, questo è il mantello del supereroe, io l'ho vissuto così, era comunque un cappotto che quando lo indossavo al mattino per andare in scena aveva un che di magico, no? È veramente indossare il mantello e uscire per una giornata da piccolo grande supereroe. Come convive l'attore che è in lei con l'essere stato anni fa osannato come un sex symbol? Però non è una cosa con cui mi sveglio la mattina, non è una cosa per la quale mi metto di fronte a uno specchio e dico accidenti, sono un sex symbol. Non modifica la mia giornata, né modifica le mie scelte,
al massimo modificare le scelte che qualcuno prende su di me, perché valutando la bontà o meno commerciale di un progetto decidono di avere un attore più avvenente o meno avvenente perché si addice più o meno al progetto, alla commedia romantica piuttosto che... In questo caso credo che fosse quasi controproducente per Marco, me l'ha detto più volte, infatti ha tentato una strada opposta, in realtà Corso non doveva essere bello, tant'è vero che mi ha fatto crescere due etti di barba, mi ha fatto fare tre quarti del film incerottato, quindi tecnicamente è una cosa che ha sicuramente un vantaggio per un certo tipo di progetti, lo è meno per altri, e sicuramente non condiziona la considerazione che io ho di me stesso, né tecnicamente, né professionalmente, né umanamente. Oltretutto fossi singolo ne beneficerei molto di più di quanto potrei beneficiare, sono sposato e quindi non ha neanche un riflesso immediato sulla vita di tutti i giorni. Cominciai a scattare una serie di foto dell'avvocato che litigava con questo tizio, ma c'era un uomo che non conoscevo fino a qualche giorno fa. Sai se qualcuno poteva avercela con lui? Ma non è stato un incidente. Tocchiamolo omicidio. Secondo te perché ti ho chiamato? Perché ti ha chiesto di seguirlo? Parlava di qualcosa di grosso che stava per succedere. Chi è il terzo uomo? Stai in campana, Corso. Non è più roba per te. Hanno paura. E hanno ragione.